Benvenuti in questo tutorial, riprendiamo in mano Kubernetes. Sul canale ci sono già un po' di video su Kubernetes, ma adesso credo che ne farò un altro paio. In questo primo tutorial proveremo a deployare degli applicativi in un cluster Kubernetes creato su DigitalOcean. La mia idea è quella di installare MySQL, PHP MyAdmin e WordPress, e di appunto poi renderli raggiungibili tramite un dominio. Quindi vedremo come utilizzare, come configurare il Kubernetes di DigitalOcean, come collegarlo insomma ai nostri comandi kubectl. Vedremo anche come utilizzare il load balancer di DigitalOcean per poi gestire i domini, eccetera, all'interno del cluster. Quindi, come prima cosa dovete aprirvi un account di DigitalOcean. Se non lo avete, trovate anche un link sotto che probabilmente vi darà un credito omaggio. Adesso non so a quanto ammonta, comunque nel caso non lo avete, se cliccate nel link sotto dovreste avere un po' di credito in modo da poter fare delle prove gratuite. E infine, e quindi niente, una volta che avete l'account andate qui all'interno del vostro dashboard, cliccate su Kubernetes. Cliccate su Kubernetes, un po' di pazienza, ok, vi si apre questa pagina, fate create Kubernetes cluster e ok, e qua si comincia a configurare insomma il nostro cluster Kubernetes. Allora, qui scegliete la versione di Kubernetes che volete, qua io scelgo quella raccomandata. Qua scegliete il data center più vicino a voi, nel mio caso dovrebbe essere Amsterdam. Poi qua dovete settare la dimensione del vostro cluster e il numero di nodi. Come sapete, i nodi praticamente sono le repliche, insomma, di Kubernetes, insomma, nel caso di DigitalOcean sono delle droplet, ovvero delle VPS. Io qua scelgo quella da 10 euro che costa di meno, quindi è 10x3 perché abbiamo 3 nodi, però non voglio spendere così al mese, che farebbe 30 euro al mese. Però noi calcoleremo il costo all'ora, quindi sarà 0,04 centesimi l'ora, quindi poi una volta che distruggeremo il cluster non andremo a spendere solo il tempo di ora in cui l'abbiamo tenuto attivo. Nel nostro caso questo tutorial durerà probabilmente un'oretta circa, quindi andremo a spendere più o meno una cifra come questa. Papam, però io voglio spendere ancora qualcosa meno perché sono tirchio, quindi faccio solo due nodi. Qua scegliete il vostro progetto, di default vi prende l'account primario, insomma. Questo è il nome del cluster, potete anche cambiarlo se volete, ma io per ora lascio questo. Quindi qua dovremmo aver tutto, facciamo create cluster. Ok, il nostro cluster è in via di creazione e ora dobbiamo seguire questi passaggi. Il primo passaggio è questo, quindi facciamo get started e il primo passaggio che ci chiede è quello di connettere di collegare praticamente il nostro gestore di Kubernetes, ovvero il kubectl, al nostro cluster online. Kubectl ce l'abbiamo in locale. Se avete già kubectl, vi basta copiare questo codice e incollarlo. Nel caso invece non l'abbiate ancora installato, scusate, dovete fare questo comando, ma per fare questo comando dovete aver installato anche la CLI apposita di DigitalOcean, ovvero DockTL. Quindi se le avete già installate non avete problemi, altrimenti dobbiamo installare sia kubectl che DockCTL. Quindi facciamo tutto da zero, quindi andiamo a installare anche il nostro kubectl. Quindi, andiamo qua, installa kubectl su Linux, ci copiamo questo. Ora, io avendolo già installato, non dovrei fare questi passaggi, quindi ho attivato una piccola macchina virtuale solo per farvi vedere, insomma, come funziona la faccenda. Quindi qua abbiamo fatto,
Passaggio 1, download. Passaggio 2, verificare il binary. Che vabbè, non. Ok, no, anche questo l'abbiamo già fatto. No, scusate, questo è il passaggio 2. Ok. E perfetto. Poi, insomma, dobbiamo installarlo, quindi facciamo così. Tac. Infine. Se non hai accesso a root, ok, quindi vediamo se lo abbiamo installato. Ok, lo abbiamo installato, quindi kubectl è a posto. Infatti facciamo kubectl, ci ritorna tutti i comandi. Perfetto. Adesso dobbiamo installare doctl, ovvero la console di Solution. Qua dovete scegliere il vostro sistema operativo, nel mio caso è Ubuntu, quindi userò snap, ok, snap non è installato, quindi sudo apt install snap. Ah, forse snapd allora, scusate, snapd. Quindi adesso proviamo ad installarlo, snap install doctl. Ok, adesso sembra installarlo. Ok, poi ora dobbiamo collegare il nostro doctl al nostro account DigitalOcean. Per farlo dobbiamo andare, credo, qua su API, all'interno della nostra dashboard DigitalOcean API, e qua dobbiamo generare un token. Io lo chiamo demo token, voi potete chiamarlo Kubernetes token, potete chiamarlo quello che volete. Io lo chiamo demo semplicemente per il fatto che dopo andrò a distruggerlo, visto che io in teoria avrei già tutto configurato. Mi copio il token, tanto poi lo cancello, quindi anche se lo vedete non fa niente. E fatto il token, dobbiamo. Ah, aspetta, innanzitutto dobbiamo verificare che doctl funzioni, quindi doctl. Ok, doctl risponde, quindi adesso dobbiamo inserire il nostro account, quindi dobbiamo credo usare questo comando qui, doc out init meno meno context. Allora, aspettate un attimo, usa la ptoken per non ti accesso. Ah, no, dobbiamo fare doc. Vabbè, proviamo a vedere. Doc. Mi sono un attimo perso. Doc out init, proviamo. Doc out init. Ok, qua mettiamo il nostro token. Allora, permission denied. Allora, proviamo a fare sudo doc init enter your access token. Ok, il mio token ha negato. Ah, ok, prima qua ce lo dice. Se hai installato doctl con un Ubuntu Snap, devi creare una cartella chiamata config, quindi ok. Adesso rilanciamo doc. Ok, vado a ricopiarmi il mio token. Ok, lo incollo. Vediamo se adesso va. Ole, perfetto, è andato. Quindi mkdir tilde slash.config e poi sudo
sudo doc out init. Quindi ora abbiamo anche il nostro doctl configurato, quindi adesso possiamo copiarci questo comando, lo incolliamo e in teoria dovremmo poter collegare il nostro dovremmo poter connettere il nostro kubeconfig, ma non funziona. Questo perché dobbiamo creare una directory, qua ce lo dice. Usando doctl snap, per piacere, crea la directory root.cube. Quindi dobbiamo fare un mkdir, un sudo mkdir. Ok, adesso riproviamo a rilanciarlo e vediamo se ce lo prende. No. Dobbiamo. Ok, allora. Garantisci l'accesso con sudo snap. Oh, ok, dobbiamo fare così allora. Dobbiamo usare questo comando sudo snap connect doctl due punti kubeconfig. Ok, adesso vediamo se il grafum. Ok, dovremmo aver fatto, quindi facciamo kubectl get all e guardiamo se risponde. Perfetto, ci risponde un cluster Kubernetes e in teoria dovrebbe essere appunto questo qui, solo che non abbiamo ancora dentro niente, quindi. Allora, questo l'abbiamo fatto, possiamo fare continue, possiamo fare salva, qua se, quando vogliamo mettere aggiornamenti, nel caso ci siano aggiornamenti di Kubernetes, se vogliamo che venga aggiornato in automatico e eventualmente possiamo scegliere il giorno e l'ora in cui questo aggiornamento deve venire. Adesso facciamo avanti e continua, qui abbiamo alcuni add-ons e noi scegliamo di installare l'Nginx Ingress Controller. Questo perché è tramite l'Nginx Index Controller che gli passeremo i due domini che renderanno raggiungibili i nostri applicativi. Creerò un dominio WordPress.e uno PHP.e poi gli metterò un mio dominio P82.it, che è un dominio di mia proprietà, quindi farò un sottodominio WordPress.P82.it e uno PHPMyAdmin.P82.it. Nel caso voi avete il dominio ciao.it, appunto farete wordpress.ciao.it e via così, insomma, comunque poi vedrete. Quindi installiamo anche questo add-ons, qua ci dice che sarebbe meglio avere due nodi, però a noi non ce ne frega niente e quindi andiamo avanti. E la procedura è un po' lenta, quindi l'installazione dell'ingress controller e anche la creazione del cluster Kubernetes potrebbe metterci anche 4-5 minuti, anche di più. E quindi mentre lui installa il nostro Ingress Controller, noi facciamo avanti. Qua in teoria dovremmo aver fatto e quindi facciamo Great, I'm done. Ora, qua abbiamo il nostro cluster in via di costruzione, forse no, forse è già pronto perché si vede che mentre chiacchieravo e vi raccontavo storie, lui ha fatto. Quindi andiamo un attimo a vedere. Andiamo un attimo a vedere, un po' lentino, oggi dice Ocean, su. Ok, sto partendo. Ok, il cluster è questo qui, entriamo. Sì, ok, il cluster è già attivo, quindi facciamo un get all. Ok, vuoi che esterna di più, ovviamente non ce lo ritorna, perché non abbiamo deployato niente. Quindi qua abbiamo il nostro cluster, se adesso andiamo in droplets dovremmo vedere due droplets che appunto sono le due VPS su cui è stato deployato Kubernetes, il master e lo slave. Pazienza. Ok, come vedete abbiamo due nodi. E se andiamo in networking dovremmo vedere il nostro load balancer in fase di costruzione. Questo load balancer ci ritornerà un IP address che sarà quello che andremo a mettere nei DNS dei domini che vogliamo far puntare.
Ok, il nostro load balancer ora anche questo attivo, quindi abbiamo tutto attivo, abbiamo il nostro cluster Kubernetes attivo, come vedete il load balancer ci ritorna un Nginx 804 not found e va bene. I domini andremo a indirizzarli dopo però, perché prima vogliamo andare a deployare i nostri applicativi. Per farlo, torniamo sul nostro computer in locale. Creiamo una cartella, potete chiamarla come volete, io la chiamo 01 demo Kubernetes DigitalOcean. Entriamo nella nostra cartella. Ops. Ok, adesso mi apro un attimo il mio file, mi apro la cartella con mi apro la mia cartella. E perfetto. E qui andiamo a creare i nostri file di configurazione. Il primo file che andiamo a creare è un file chiamato MySQL secret.yelm. In questo file incolliamo questo. In parole povere, qui gli passiamo la password del nostro database MySQL. Nel mio caso è password 1234. Esiste anche una procedura per criptare questa password, ma per adesso non tiriamoci mena che inutili, quindi andiamo così. Il secondo file che andiamo a creare, anzi no, prima cosa deployiamo subito questo deployiamo subito questo file all'interno di Kubernetes, quindi facciamo kubectl apply -f MySQL secret. Ok, il file è stato creato. È stato caricato all'interno di Kubernetes. Per esserne sicuri, credo che abbiamo a disposizione anche una dashboard Kubernetes a cui possiamo accedere per andare a vedere se. Ah, vabbè, primo passo è fare kubectl get secret. Ok, come vedete abbiamo il nostro MySQL secret, prende il nome da qui, caricato 24 secondi fa. Però dovremmo avere a disposizione anche una dashboard che ci dovrebbe permettere di vedere il nostro cluster e di anche vedere la password che abbiamo caricato. Non mi ricordo dov'è, ma c'è. Allora qua, Kubernetes dashboard, quindi Kubernetes dashboard. Un po' di pazienza, che figata. Qui, come vedete, abbiamo il nostro Ingress Nginx Controller. Qua abbiamo insomma alcuni moduli preinstallati dal Kubernetes DigitalOcean. Ma dovremmo avere anche il nostro secrets. Per cercarlo, dobbiamo andare qua nel lato sinistro, secrets, MySQL secrets. Clicchiamo qua sull'occhiolino e quindi buon. Il nostro primo deployment l'abbiamo fatto. Il secondo file che dobbiamo andare a creare è un file chiamato mysql-storage.yelm, ovvero andiamo a creare lo spazio fisico in cui i file così dovranno persistere, perché siccome i pod, ovvero i vari container che vengono creati all'interno di Kubernetes, possono nascere e morire, insomma, se vogliamo che i nostri dati non vadano persi, dobbiamo dargli un volume in cui possono persistere anche quando i pod scompaiono, insomma. Comunque, vabbè, lo vedremo più avanti. Per adesso potete usare questa configurazione qua. Dobbiamo creare un persistent volume e un persister volume claim. Questo qua, le tre linee che sono la separazione dei due elementi. Qua abbiamo 20 giga di spazio, potrebbero dare anche meno, però boh, vedo che nel tutorial che avevo visto gli diamo quello spazio qua. Noi diamoglielo, vediamo cosa succede. Gli possiamo dire che deve essere scritto una volta sola,
Qua appunto il nome che poi dovremo passare al nostro deployment per creare il collegamento con il volume. E quindi fatto questo possiamo andarlo a deployare, quindi anche qua possiamo fare kubectl apply meno f mysql storage. Ok, se adesso facciamo kubectl get sto, beh, aspetta, non mi ricordo come si chiama lo storage. Get pvc. Ok, get pvc, persistent volume qualcosa, container forse, non so. Ok, qua abbiamo appunto il nostro elemento che abbiamo caricato. Ovviamente lo troviamo anche qua nella nostra dashboard, eccolo qua. E quindi, come vedete, finora tutto con bacia. La seconda cosa che dobbiamo fare, la terza cosa che dobbiamo fare è la più impegnativa, oserei dire, ovvero il file di deployment. Quindi dobbiamo fare un file chiamato mysql-deployment.ielmo. Poi adesso io mi incollo questo e poi vi spiego che cos'è. Anzi, questo lo togliamo, via. Ok, allora il genere appunto è un file di deployment. Qua abbiamo un metadata, insomma, che lo chiama MySQL. E fin qua va bene, sono tutte configurazioni di default, insomma, bisognerebbe leggere tutte le configurazioni di tutto il, insomma, di tutte le configurazioni di Kubernetes, però insomma, la parte più importante è questa qua, ovvero containers. Praticamente questa qua non è molto simile a quando si crea un Docker. Chiunque di voi abbia lavorato su Docker sa benissimo che si richiama un'immagine, si richiama un'immagine. Gli si dà un nome al container, in questo caso il container si chiamerà MySQL e sarà un derivato dell'immagine di MySQL versione 5.7. Poi qua abbiamo l'enfile. L'enfile del container vuole una variabile chiamata MySQL root password. Questa variabile d'ambiente viene presa da un riferimento segreto che viene preso dal MySQL secret e la cui chiave password. Ora prendiamo il nostro MySQL secret e vedete che le cose combaciano. Il nome di questo elemento Kubernetes è MySQL secret e come vedete lo ritroviamo qua, e la chiave è password e come vedete la ritroviamo qua. Quindi qua si vede appunto il collegamento tra i due elementi e il perché appunto esiste MySQL secret. Fatto questo, gli diciamo su che porta del container lavora, la 33.06 nel caso di MySQL, e qua, come vedete, appare un'altra cosa che abbiamo già fatto, ovvero il volume. Noi qua gli diciamo che MySQL deve avere un volume per mantenere la persistenza dei dati che deve appuntare all'interno del container a varlib MySQL. Il nome di questo volume è MySQL Persistent Storage. Questo volume deve essere collegato a MySQL PV Claim che abbiamo creato qui in storage. Ok? Quindi stiamo creando il collegamento con questo elemento qua. Mentre questo è solo il nome di riferimento del nostro storage. E quindi, come vedete, tutto torna e adesso possiamo caricare il nostro deployment. Quindi MySQL apply MySQL deployment. Ok, se adesso facciamo kubectl get deployments, ci appare il nostro deployment MySQL. Se facciamo kubectl get pods, ci appare un pod che sta funzionando da 17 secondi, che
che si chiama MySQL e poi un codice identificativo. Questo perché in realtà noi potremmo creare più pod basati su questo deployment, poi vedremo con WordPress come farlo, per OpenSQL ne teniamo uno. E quindi se io ora distruggo questo pod, in automatico verrà rigenerato perché il deployment non fa nient'altro che comandare praticamente i vari pod. Quindi facciamo subito una prova. kubectl get pods. Mi copio questo nome. Copia. kubectl delete pods e gli passo il codice. Ok, ora il pod è stato distrutto, se andiamo qua, vedete che ne è apparso, che è riapparso con un codice diverso. Come vedete, questo appunto è una delle forze di Kubernetes, appunto è quello di riattivare le cose che vengono distrutte o che hanno dei problemi, quindi questo dovrebbe garantire la sopravvivenza, le funzionalità dell'applicativo, insomma. Fatto questo, però, ora ci serve un modo per raggiungere questi pod, perché noi in teoria questi pod sono isolati all'interno della rete Kubernetes, quindi non sono raggiungibili dall'esterno. Per farlo dobbiamo creare un MySQL service, un servizio, punto YAML. All'interno del nostro service, perché il service non è nient'altro che un layer, un elemento superiore iPod che appunto può metterli in comunicazione con l'esterno o con altri elementi all'interno di Kubernetes. Quindi adesso andiamo a prendere il nostro service API version v1. Ok. Qua abbiamo il nostro MySQL service, che però io ho toppato perché ho preso uno sbagliato. Questo ci servirà dopo. Noi dobbiamo prendere il MySQL service, che adesso lo vado a prendere. Scusate. Ok, qua abbiamo il nostro MySQL service. Allora, come vedete, il nostro servizio MySQL va a richiamare un'app chiamata MySQL che appunto la va a prendere nel nostro deployment. Come vedete, nel nostro deployment abbiamo chiamato il container MySQL, quindi o l'app qua, l'abbiamo chiamata MySQL, quindi lui la va a recuperare. La porta 336.3.306 è la porta su cui viene esposta. E per adesso questo va bene così, poi vedremo che in realtà esistono vari tipi di service. Allora, noi non vogliamo raggiungere MySQL dall'esterno, quindi noi abbiamo bisogno di esporlo, quindi il servizio serve solo agli elementi interni a Kubernetes, poi con phpMyAdmin e con WordPress vedremo insomma altre tipologie di service. Ma per ora questo va bene così. Andiamo a deployarlo, facciamo kubectl apply -f, abbiamo chiamato mysql service.yaml. Ok, ora se facciamo kubectl get service, come vedete, ci appare un servizio chiamato MySQL che ha un suo IP interno che però noi non possiamo raggiungere, che lavora sulla porta 3306. Poi sta cosa la capiremo meglio con phpMyAdmin, comunque quella dei servizi. Quindi insomma abbiamo il nostro MySQL attivo, però adesso dobbiamo poter lavorare su MySQL, quindi andiamo a installargli phpMyAdmin. Ok, quindi abbiamo il nostro MySQL attivo. Ora dobbiamo poter operare su MySQL tramite phpMyAdmin, quindi dobbiamo creare, come abbiamo già visto, allora, non abbiamo bisogno di creare uno storage per phpMyAdmin, perché phpMyAdmin non ha bisogno di avere uno storage in quanto è solo un container vuoto praticamente con un applicativo che deve collegarsi a MySQL.
Quindi possiamo mollare i secret perché anche di quelli non abbiamo bisogno perché utilizzeremo il file MySQL secret. Quindi possiamo, non abbiamo bisogno quindi né dello storage né del secret. Possiamo passare direttamente al deployment. Quindi creiamo un file chiamato phpMyAdmin-deployment.yaml e incontriamo questo codice qua che è abbastanza familiare. Come vedete anche qui gli diamo un nome, si chiamerà phpMyAdmin-deployment. Diamo un nome al pod, agli applicativi che verranno creati, che sono phpMyAdmin, e qua diamo un nome al container, phpMyAdmin, e qua andiamo a prelevare l'immagine dal Docker Hub di phpMyAdmin/phpMyAdmin. Ora, se non avete familiarità con Docker, dovete andare qua su Docker Hub e praticamente tutte le app, le immagini che chiamate si trovano qua. Quindi prima, quando abbiamo chiamato un'immagine di MySQL, abbiamo preso questa qua praticamente. Abbiamo fatto, è come se avessimo fatto un Docker pool all'interno del Kubernetes. E quindi adesso andiamo a chiamare l'immagine di phpMyAdmin, che quindi andremo a chiamare questa qui. E precisato questo, che però insomma, se guardate i vari tutorial di Docker che ci sono sul canale, insomma, dovreste capirla meglio sta cosa. E ok, quindi fatto questo, andiamo a creare la nostra variabile d'ambiente. Il container di phpMyAdmin lavora sulla porta 80 e qua abbiamo le repliche che vedremo poi insomma cosa funziona. Per adesso abbiamo una replica, quindi creerà un solo pod, poi vedremo insomma come implementarli. E qua abbiamo le variabili d'ambiente, come detto. La variabile PMAHost è quella praticamente che serve a phpMyAdmin per raggiungere MySQL. Il valore che gli passiamo è MySQL, che è probabilmente il nome del service. Ok, quindi stiamo chiamando questo servizio qua, quindi raggiungeremo MySQL tramite il suo service MySQL. La seconda cosa è la password, che però gliela passiamo tramite il file segreto MySQL secret, questo qui, e gli passiamo appunto la chiave password che ce l'abbiamo qui. Ok, quindi questo possiamo cancellarlo e anche questo possiamo cancellarlo, via, così è più pulito. E poi insomma, come vi ho detto, la replica veniamo dopo, quindi andiamo a deployare il nostro file kubectl apply-f-phpMyAdmin deployment. Ok, adesso facciamo kubectl get deployment e come vedete ne abbiamo adesso due perché abbiamo MySQL e phpMyAdmin deployment. Adesso facciamo i pods. Come vedete abbiamo due pod, uno di MySQL e uno di phpMyAdmin. Proviamo a cambiare la replica qua a mettere 3. Ricarichiamo il nostro file di configurazione phpDeployment e facciamo get pods. Come vedete abbiamo tre pod di phpMyAdmin, uno ancora in creazione, però se adesso facciamo get pods, anche questo dovrebbe essere attivo. Quindi come vedete abbiamo replicato il nostro applicativo, poi praticamente in base ai carichi di traffico verremo reindirizzati su uno di questi tre elementi. Quindi capite che insomma per siti o applicativi ad alto traffico sta cosa diventa piuttosto interessante. Adesso proviamo a riportarlo indietro, andiamo qua, facciamo replica 1 e facciamo get pods. Come vedete, due pod stanno morendo e ce ne rimarrà uno attivo. E ok, quindi adesso dobbiamo creare il nostro service, quindi creiamo un phpMyAdmin-service.yaml e qua già vedremo che il nostro service è un po' diverso rispetto a quello di MySQL perché ci deve permettere di raggiungerlo dall'esterno. Quindi creiamo il nostro service, lo chiamiamo phpMyAdmin Service e come tipologia è node port.
E Nodeport deve lavorare, deve esporsi sulla porta 80 e deve puntare la porta 80. Deve puntare la porta 80 perché il nostro container lavora sulla porta 80. Se il nostro container avesse lavorato sulla porta 8000, qua avremmo messo 8000 per intenderci. Questo è il selettore, ovvero ci dice questo servizio deve essere il layer, insomma, deve essere il punto di entrata per questo applicativo qua. Ok, e quindi anche qua dovremmo esserci, quindi andiamo a caricare il nostro service, quindi kubectl apply -f phpmyadminservice.yelmo, facciamo un get service o anche get svc, che è come si dice, un abbreviativo di service, funziona in entrambi i modi. Funziona in entrambi i modi, e qua però la cosa comincia a diventare più interessante perché vedete che abbiamo il nostro phpMyAdminService, questo è il servizio di MySQL, uno un po' sveglio l'avrebbe chiamato MySQL-Service, però io l'avevo chiamato così, adesso ce lo teniamo così, però vedete la differenza, qua ci dà la porta 80 e ci dà questa misteriosa porta 32146, questa è la porta con cui potremo raggiungerlo dall'esterno. Infatti, se noi andiamo qua in Digital Ocean e andiamo, non possiamo raggiungerlo neanche dal load balancer. Non possiamo neanche raggiungerlo dal load balancer. Infatti, se noi mettiamo qua l'IP del load balancer, poi facciamo due punti 32146, 32146, 32146. Non dovremmo poterlo raggiungere, infatti, perché questa cosa la vedremo dopo quando faremo l'ingress, ma per adesso, quindi il nostro load balancer per ora è lì, ma non serve a niente. Però possiamo raggiungerlo probabilmente possiamo raggiungerlo, non sono sicurissimo di questa cosa. Probabilmente possiamo raggiungerlo dalle nostre due droplet, dalle nostre due macchine che fanno parte del cluster Kubernetes. Andiamo a vedere. Appena DigitalOcean si sveglia. Ops, droplet, scusate, ho sbagliato a cliccare. Droplet. Non bisogna avere fretta con DigitalOcean oggi, che non è proprio una delle sue giornate migliori. Come vedete noi abbiamo due droplet, proviamo a prendere un IP di questa droplet, proviamo a metterlo qua. Incolliamolo. Op, cos'è successo? È apparso phpMyAdmin, ora prendiamo l'IP di questa, vediamo se ne funge anche con questa, no, però non lo so perché potrebbe non fungere su questa, perché in teoria noi non abbiamo repliche e invece funge anche su questa. Ok, perfetto. Come vedete adesso è raggiungibile, non è raggiungibile nel modo giusto perché dobbiamo chiamare l'IP di una delle nostre due macchine, mentre non è così che dovrebbe andare, però è raggiungibile dall'esterno ed è raggiungibile sull'esterno da questa porta qui, la 32146, che però cambia, tipo se adesso noi distruggiamo il nostro service, andiamo a provare a distruggere, per distruggere il servizio potete fare così appunto. Aspettate, get service. Ok, get service, ci copiamo il nome e facciamo kubectl delete service o svc e gli incolliamo il nome. Ok, così l'abbiamo distrutto, l'abbiamo cancellato. Come infatti vedete che non esiste più. Quindi se andiamo qua. Andiamo qua, non dovrebbe più essere raggiungibile. Perfetto. Però guardiamo la porta, la 32146. Proviamo a ricaricare il nostro servizio. Ok, lo ricarichiamo. Facciamo get sc. Vedete che la porta è cambiata, adesso è la 30843, non è più la 32146. Quindi se vogliamo raggiungere il nostro servizio dobbiamo copiarci questa porta. Quindi capite bene che non è proprio comodissima questa cosa. Ma è anche normale che sia così perché il service non è fatto
quelle cose qua, non è fatto per farvi raggiungere dall'esterno, ma è fatto solo per mettere in comunicazione gli elementi tra di loro all'interno della rete. Ah, qualcosa, ho sbagliato a cliccare qualcosa. 30, ah, manca un 3, manca un 3 finale, manca un 3 finale. E magicamente, ok. Quindi, però anche questa cosa qua poi la vedremo dopo, perché adesso dobbiamo attivare WordPress. E solo dopo attivato WordPress vedremo come stabilizzare, insomma, questa faccenda. Ok, quindi adesso non ci resta che WordPress. Per WordPress, come per MySQL, ci serve uno storage, in quanto WordPress ha bisogno di un file di configurazione che resti lì e ha bisogno anche di salvare immagini, eccetera, eccetera, insomma, quindi ha bisogno di una persistenza fisica. Quindi creiamo un file chiamato wordpress-storage.yaml. Anche qui creiamo un persistent volume claim, un VP claim, eccetera eccetera, insomma 20 giga di spazio, il white ons e l'applicativo, il nome di questo storage deve essere WordPress. Però anche qua potremmo chiamarlo WordPress meno storage, so che ci sono talmente tante connessioni da fare con i nomi che meno ce li inventiamo e meno li teniamo stabili, meno, insomma, WordPress è un generico che dovrebbe sempre coincidere, però sarebbe più giusto mettere meno storage, però per non perdersi, lasciamo un attimo WordPress così. Il secondo file deve essere ovviamente wordpress-deployment.yaml. Anche qui non è troppo dissimile dai deployment che abbiamo fatto prima. Adesso andiamo, vi incollo il codice, così vediamo, ma non è troppo diverso. Ok, come per i suoi predecessori c'è il nome dell'applicativo, WordPress, anche qua gli mettiamo un entire frontend perché vogliamo appunto che sia esposto all'esterno, eccetera. Qua chiamiamo un'immagine, io sto chiamando questa qua 4.8-apache, ma ci sono tante immagini di WordPress, insomma, qua potete giocarvela voi come volete. Qua c'è un WordPress DBhost, come abbiamo visto prima per phpMyAdmin, anche WordPress necessita di una connessione al database MySQL, quindi dobbiamo richiamare il nostro service MySQL. Qua poi abbiamo una WordPress DB password, che però quindi è sempre quella del DB, quindi andiamo a prendere sempre il nostro file secret, come abbiamo visto prima. La chiave, insomma, è password. La chiave è password, quindi vuol dire che poi fisicamente quando dovremo andare a inserire sarà 1234, quindi questo lo do per scontato, insomma. Il nostro container lavora sulla porta 80, il suo nome sarà WordPress. Sì, questo mi sa che è una roba ripetitiva che forse non c'è bisogno di mettere, intanto lasciamolo che non voglio. Poi qua andiamo a creare un volume per WordPress, il volume si chiama WordPress Persistent Storage, deve puntare alla cartella var www.html del container e però deve richiamare un volume esterno, ovvero WordPress Persistent Storage deve collegarsi a wp-pvclaim che abbiamo definito qui nel file wordpress-storage.yaml. Ora ho il dubbio se avevo caricato o no il file storage. No, quindi aspettate, andiamo un attimo a caricare il file storage, quindi php apply, scusate, WordPress storage, ecco, quindi andiamo un attimo a caricarlo, quindi adesso facciamo WordPress get pvc, dovremmo avere, ok, abbiamo anche il nostro storage WordPress, perfetto. Ok, quindi qua dovremmo aver tutto, anche all'interno del nostro deployment, quindi possiamo deployarlo. Potremmo deployarlo. Vabbè, ci siamo dimenticati di definire le repliche, anzi, ci siamo dimenticati di definire le repliche, se volete mettiamo anche questo comando.
Andiamo un attimo a copiarla, PHP deployment, ce l'abbiamo sotto spec, prima di selector, quindi spec, selector. Quindi possiamo metterlo qua, aspettate, fammi controllare, ok. Qua andiamo a mettere le nostre repliche, per adesso anche qua ne mettiamo una, dopo vediamo se implementarla. Qua c'è la strategia recreate, quindi se un pod viene distrutto, cancellato dei problemi, deve in automatico ricrearsi, eccetera, insomma, come vedete. Insomma, poi vabbè, queste cose bisognerebbe leggere le documentazioni per sapere proprio alla perfezione a cosa significa ogni singola riga. Questo, diciamo, vi sto facendo un'infarinatura, diciamo, ad ampio raggio. Quindi, ok, abbiamo il nostro deployment, quindi possiamo andare a caricarlo. Quindi, aspettate che tiriamo su. Kube, CTL, apply-f. WordPress deployment. Ok, facciamo get deployments. Quindi è apparso anche il nostro WordPress. Facciamo get pods e abbiamo il nostro WordPress anche qui, che si è ancora in fase di creazione perché deve scaricare l'immagine, eccetera, quindi ci mette un attimino. Intanto che aspettiamo, se volete, possiamo mettere tre repliche di WordPress. Ok, ah scusate, apply. Ok, un WordPress è già attivo, gli altri due un altro partito e manca un terzo che arriverà a breve. Quindi abbiamo il nostro WordPress, ci manca un service però, quindi dobbiamo creare un file chiamato wordpress-service.yelmo. E andiamo a mettere il nostro service. Allora, si chiama WordPress Service, questo qua è di tipologia cluster IP, punta. Si espone alla porta 80, deve puntare alla porta 80 del container. Ora, come vedete, il service di phpMyAdmin era un node port. Vanno bene entrambi, adesso proviamo con cluster IP, esistono varie tipologie di service, ma in futuro le spiegheremo meglio, devo un po' capire bene anch'io, esiste anche una funzionalità load balancer, eccetera, insomma ce ne sono tante. Però le approfondiremo più avanti, adesso insomma concentriamoci sul farlo andare, insomma. E quindi abbiamo il nostro service, andiamo a deployarlo, quindi facciamo kubectl apply-f wordpress service.yelmo. Ok, facciamo get svc, get service e ce l'abbiamo attivo anche lui qua. Come vedete questo non è raggiungibile dall'esterno però, quindi non possiamo raggiungerlo. Non fa niente perché in realtà sarà l'ingress che andremo a creare ci permetterà di raggiungerlo. Quindi questa cosa non ci deve preoccupare. Andiamo un attimo a vedere i pod. Sono ok, e quindi abbiamo tutto, ma non possiamo raggiungerli, quindi, e soprattutto non abbiamo i domini, perché se vi ricordate noi abbiamo attivato un add-ons chiamato appunto Nginx Ingress, e infatti se andiamo qua su networking ce l'abbiamo attivo qui e punta a quel dominio qui, a quell'IP qua. Ora allora, qua possiamo creare quindi un ingress, possiamo chiamarlo come vogliamo. Siccome questo ingress, bene o male, lavora sia con PHP Admin che con WordPress, non lo chiamerò WordPress Ingress, lo chiamerò magari General Ingress, però come vi ripeto, punto yelmo, sono nomi che potete chiamarli come volete, insomma. Ok, questo General Ingress
Aspettate che ve lo incollo. Allora, premesso tutto il codice, poi lo troverete sul repository, quindi non preoccupatevi, insomma, di tutte queste cose che vi sto incollando, che mi vedete incollare, insomma. Allora, genere ingress, il nome è un nome fittizio, potete chiamarlo come volete, io l'ho chiamato nginx ingress, e qua c'è questa annotation, devo passare quella classe qua, però non so neanche io benissimo le ragioni qua, queste cose cambiano a seconda dei servizi che usate come ingress, dei tipi di load balance, insomma, ci sono varie tipologie di configurazione per quella parte qua, a seconda anche dei vari provider che vi offrono il servizio Kubernetes, quindi qua va fatta una ricerca di volta in volta, insomma. La cosa più interessante qua però, come vedete, abbiamo delle spec e delle rules. All'interno di queste rules abbiamo dichiarato due domini. Uno che punta a PHP My Admin Service e uno che punta a WordPress Service. Quindi uno punta qui e uno punta qui. Aspettate, mi sono perso. Entrambi, insomma, sulla porta 80, perché entrambi sono esposti sulla porta 80, quindi devono essere aggiunti lì. E questi sono i due domini che abbiamo ora. Lo lanciamo, lo dichiariamo appunto, lo carichiamo in Kubernetes e dopo andiamo a far puntare i domini. Poi ovviamente anche in questo ci sono cose più complesse, potete creare dei sottopercorsi tramite i pav, eccetera. Ci sono varie tipologie per poter configurare queste cose, però non volevo farla troppo complicata, volevo stare sul semplice, quindi diciamo già questo è già tanta roba, insomma, poter creare dei domini che puntano. Si possono anche caricare i certificati SSL, però questa cosa mai faremo un tutorial a parte. Quindi kubectl apply meno f, abbiamo chiamato general ingress. Ok, clear. Facciamo un kubectl get ingress. Come vedete qua abbiamo come host i due domini che abbiamo creato. A breve qua ci dovrebbe ritornare anche l'indirizzo del load balancer. Non so se lo fa subito o se dobbiamo prima puntare i domini, vedremo insomma. Intanto che aspettiamo andiamo a creare i DNS dei domini. Ora. Io il mio dominio ce l'ho su OVH. Vado su OVH. Ok, allora. Non mi ricordo se ho già creato quei domini qua. No, ok. Quindi aggiungi record. Recorda. Uno era WordPress. E qua dobbiamo mettere l'IP, dobbiamo mettere l'IP del nostro load balancer, quindi ci copiamo questo qua, networking load balancer, copia, incolliamo, continua, poi aggiungi record, php my admin, continua. Ok, adesso facciamo un bel WordPress.p82.it andiamo un attimo a vedere se qua ha ricevuto l'IP getIngress. Ok, come vedete getIngress adesso ci ritorna l'IP. Se copiamo l'IP dovremmo vedere che è lo stesso IP di è lo stesso IP, scusate, chiudiamo un attimo qua. È lo stesso IP del nostro load balancer. Andiamo un attimo a vedere. 140.398.251.31. 140.398.251.31. Quindi, come vedete, adesso sono sincronizzati. Andiamo a vedere WordPress più 82 se ritorna. Per adesso non sta ritornando niente. Molto male. Andiamo a vedere PHP MyAdmin. Andiamo a vedere PHP MyAdmin.p82. Ok, PHP MyAdmin sta andando.
Il dominio phpmyadmin.p82.it sta funzionando, mentre WordPress non sta funzionando perché io ho dimenticato una S. Perché quando uno è incapace di scrivere, è incapace di scrivere. Vediamo. E anche WordPress sta funzionando. Perfetto. Entriamo un attimo in phpmyadmin, la password. Password 1234. Perché la password è 1234? Perché ce l'abbiamo qui nel nostro secret. Come vedete, abbiamo già un database WordPress perché glielo ha creato il container quando è stato creato, che però è vuoto, ovviamente. Adesso andiamo a installarci il WordPress. Andiamo a installarci il WordPress, continuo. Test. Admin, mi copio un attimo con la password qua. Email, scoraggi motori, installa WordPress. Login. Admin. Enter. Ok, visualizza il sito. Papam, 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 papam. Quindi come vedete abbiamo il nostro cluster Kubernetes attivo. Proviamo anche ad aumentare i nostri WordPress, li portiamo a 3, Express Deployment, andiamo a vedere i nostri pods, ok, due sono attivi, questo continua a far fatica, ora noi, avendolo qua, tutte le volte che clicchiamo verremo switchati da un po' dall'altro. Per questo tutorial è tutto, ci saranno altri tutorial in futuro, spero a breve, su Kubernetes, la mia idea è di fare anche degli applicativi, insomma, che vanno oltre WordPress, eccetera, quindi mai con Node.js, eccetera, di provare vari database, di capire meglio come funziona la scalabilità di Kubernetes, come farlo scalare in automatico e insomma, un sacco di altre cose, come monitorarlo, altra cosa importante. Quindi, insomma, la mia idea è di riuscire a provarlo su altri servizi oltre a DigitalOcean o anche su servizi, come abbiamo già visto nei tutorial precedenti, diciamo più indipendenti come micro case, eccetera. Quindi insomma, spero di poter fare altri tutorial su Kubernetes in parole povere. E se però questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace e una volta che avete finito, ricordatevi di distruggere il vostro cluster, quindi andate qua su Kubernetes, andate qua su Kubernetes e fate qua destroy, che così non spendete i soldi. Credo che per questo tutorial avrò speso intorno ai 4 centesimi, 5 centesimi, quindi anche abbastanza economica come cosa. E quindi destroy, qua selezionate tutto, appena parte selezionate tutto, copiate questo e lo incollate qua per confermare che volete davvero distruggerlo, insomma. Quindi qua è distrutto, se andiamo sui nostri droplet dovrebbero sparire anche loro. Dovrebbero sparire anche loro e se andiamo sul nostro networking anch'esso dovrebbe in teoria andare a morire. In teoria dovrebbe scomparire anch'esso. Però se non scompare dategli una bella distruzione voi perché se no spendete i soldi che dicevo al mese del load balancer qua, quindi distruggetelo quando non vi serve. E quindi niente, ora dovremmo aver cancellato tutto, quindi le nostre spese dovrebbero essere di nuovo a zero. E niente, basta, finita. Alla prossima.